Pensiamo spesso che la creatività sia un dono divino, la creatività sia come lo Spirito Santo che arriva sulle persone, ma la creatività invece è presente in ognuno di noi. Questo lo posso dire dopo anni di lavoro in aziende dove la creatività è un punto di sviluppo, è un punto di crescita, è un punto di proiezione verso il futuro. È una prova al fatto che tutti siamo creativi, ognuno alla propria maniera e ognuno nel proprio ambito. Le aziende devono cercare di portare le persone a rendere il massimo della creatività costruendo dei sistemi all'intorno che possano dare stimoli e crescita alla creatività di ognuno di noi. Non ci spaventiamo dell'errore. Una cosa che è molto legata alla creatività è l'errore. L'errore è un lievito, è un concime per la creatività. Sbagliare e pensare sul proprio errore significa ragionare su quello che è successo e permette di migliorare. Il miglioramento porterà a un altro errore, ma ci darà sempre di più la strada. Il processo scientifico, il processo della creatività e dell'innovazione passa verso l'errore. Quindi non vi spaventate, non ci spaventiamo dell'errore, teniamolo caro. L'errore è l'insegnamento più grosso, se l'errore poi è analizzato, è studiato, si capiscono i motivi per cui c'è stato questo errore, è sicuramente una delle cose più potenti per sviluppare la creatività. Per cui voglio chiudere questo mio intervento con questo bel diagramma di flusso: sempre provare, sempre sbagliare, non c'è problema, prova ancora, sbaglia meglio. È quello che vi auguro, di sbagliare sempre meglio. Grazie, grazie.